dalla fine del 1600 alla prima metà del 1700. La realizzazione di questo passo continuo veniva da Cesare Valzone, che era un violinista degli anni 40-50, se ricordo bene, e quindi l'accompagnamento, il passo continuo che lui ha realizzato non è esattamente tutto interamente in stile, cioè finora avete sentito un passo continuo in stile. Invece questo è un accompagnamento che è già più pianistico che cembalistico. Però abbiamo scelto di farlo ugualmente al cembalo proprio per far sentire questa ibridazione. Io qualcosa dovrò cambiare per forza, perché ci sono delle cose che al cembalo veramente decisamente non vanno bene, quindi non esibirò neanche tutto quello che ho scritto tutta la riforma, aggiungerò altre cose, ne toglierò altre, ad esempio alcune armonie che non sono esattamente nel gusto barocco ma sono molto più moderne, ecco, quelle le ho modificate per cercare di mantenere lo stile del popolo germanico evidentemente, no? E questo è il senso della musica, cioè la musica non è qualcosa di immobile, è un po' come tutti i linguaggi, molto classico, per cui va storicizzata man mano che le società cambia il nostro senso, cambia il modo di accompagnare, cambia il modo di suonare, quindi anche la storia della prassi esecutiva o della prassi del basso continuo sarebbe interessante un giorno da fare, cioè un discorso molto accademico e quindi non è il momento opportuno. Se siamo tutto a posto, facciamo questa esecuzione di Francesco Geniali, suonata in La maggiore per violino e cembalo. Allora, no, una cosa, il cembalo non è immobile, nel senso che ha il modo di cambiare in qualche maniera il libro. Ci sono dei raddoppi, quello che ho ascoltato fino adesso è quello che si dice otto piedi, cioè una sola fila di note, due file di note, otto piedi, la lunghezza otto piedi, come per il grande dell'opera, non la lunghezza. Vediamo anche le corde più piccole, per esempio questo. Quindi, tutte le corde. Quindi
volte è... Allora, intanto il cembalo che cos'era? Era nato dal tentativo di mettere su una tastiera, con una tastiera, alcuni espedienti tipici del mondo. Quindi avete sentito molti arpeggiati, avete sentito molti accordi larghi, chiusure, arricchimenti, quindi era un modo per rendere l'effetto giunto, quindi delle corde musicali, più efficace, più veloce, virtuosissimo. Ma a un certo punto le ragioni del cuore diventano più importanti delle idee chiare e distinte del luminismo. Il clavicembalo incarna perfettamente il luminismo, le durate sono matematiche, sono ritmiche, l'armonia è molto precisa, sta muovendo i primi passi, quindi è molto, molto precisa, molto schematica, non ci sono sfumature, ma soltanto luci e ombre. E l'uso sapiente della dissonanza, cioè della nota che non sta bene insieme ad un'altra, viene utilizzata proprio per mettere in evidenza determinate note che diversamente non possono emergere, perché non c'è differenza piana e forte, ma c'è sempre lo stesso tipo di sonorità. E allora come fare per attirare l'attenzione del pubblico? Mettendo la dissonanza, cioè allertando in qualche maniera. Facciamo un esempio pratico. Se io ho tutte le note insieme, non riesco a percepire una nota in particolare. Se lo faccio, ognuno parla con calma, ma alla volta no. Invece in questa
ci mettiamo d'accordo, se no ci perdiamo. Durante la discussione non si può parlare. Ho preso la pure. Neanche il gesto. Esatto. Ok, allora faccio la cadenza, faccio la cadenza. Va avanti. Ok. Thank you.
formidabile che caro amico, io ricordo di lui i primi anni delle supplenze, abbiamo insegnato insieme, una delle cose che lascio il segno nella vita. Grande giornalista, bravissimo allievo di Vantanzetto, e quindi è molto bello vedere questa continuità delle generazioni, da maestra alla docente che suona con il suo alunno che ormai è a sua volta maestro. Quindi vi chiedo di venire, vi invito affettuosamente ad esserci. Per noi è un grandissimo onore, perché Vantanzetto è immensa, è una persona, una cultura spaventosa, e ognuno di noi insieme a lei si carica e ridiventa giovane, è una signora che cronologicamente